fatto in giro. Allora, oggi 21 aprile, appuntamento qui, il parco è chiuso, manutenzione, è chiuso da mesi. Qui c'è il comandante Giorgio Vitali che è pronto per la sua allocuzione. Si può definire un'allocuzione? Che cos'è? Sono sempre allocuzioni. Allocuzioni. Vabbè. Ma l'inizio spetta sempre a Orazio. E Orazio ce l'abbiamo qui. Aspetta, eccolo, che io qui. Devo leggere oggi. E io devi leggere, oggi leggo. Leggerò. Anch'io leggerò. Leggo. Eccoci qua. Allora, molto. Che arrivano altri pellegrini. Molto concisamente. Buongiorno. Ciao. Comincio a leggere. Beh, stringete, va. Allora, come ha detto, no, avvicinati qua, mettiti con lo scenario dietro. Dunque, oggi siamo qui come per il quarto anno consecutivo a commemorare i due precedenti episodi del giuramento di Monte Sacro e per riconfermare la nostra attuale volontà per fare e definire finalmente un altro terzo giuramento nel corso dei 2500 anni. Un studio random. Esattamente. Allora, intanto facciamo un piccolo resume, così, una piccola bozza di perché siamo qui e del contesto per cui siamo qua. Tutto nasce nel 495, poi no, 494 avanti Cristo, perché in quel momento lì si è verificato il primo sciopero sindacale, sociale al mondo. Contestualizzato da memoria storica. In quell'occasione ci sono state tutta una serie di vicende che poi, a cui poi mi ricollegherò, ma adesso va detto che allora c'erano delle ragioni valide per questo sciopero e adesso ce ne sono altrettante che vi leggo. Punto A. Il governo Berlusconi il 21 dicembre 2005 vara una legge elettorale che più incostituzionale non si potrebbe, il cosiddetto Porcellum di Calderoli. Ovviamente anche lui è abbastanza implicato in questo. Punto B, il 10 aprile, considerate le date, seguite le date, il continuum temporale. Il 10 aprile 2006, cioè 4 mesi dopo circa, viene eletto il nuovo Parlamento con questa legge incostituzionale, come poi è stato verificato dalla Corte Costituzionale. Punto C, il 16 aprile sempre del 2006, cioè 5 giorni dopo, il governo appena insediato elegge il nuovo Presidente della Repubblica. Proprio ipso fatto. Punto D. Quindi viene eletto un certo signor napoletano detto King George. King George, che noi sappiamo bene, non è un titolo attribuito per caso. Lui, seppure in via, diciamo, di ramo secondario, molto indiretta, a certe dinastie comunque. Esatto, lui è, diciamo, parente dinastico alla casa Savoia. Quindi abbiamo avuto un presidente, non ci facciamo mancare niente, noi italiani abbiamo avuto anche un presidente della Repubblica monarchico. Sostanzialmente monarchico, questo è sicuro. Monarca il più padre, che il padre putativo era più monarca. Più monarca che monarchico. Massone e monarca. Allora, e questo signor presidente della Repubblica, Sergio Napolitano, invece di andarsene a fine mandato costituzionale, cioè dopo i suoi il suo bel settennato, siccome si trovava bene, ha pensato bene di rimanere un altro paio d'anni. Tanto da fare in tempo a nominare 3 governi nominati e non eletti, il che non è incostituzionale ma è fuori dal mores, come diciamo, diremo dalle usanze nel costume. Prossimo video che faremo, no, dobbiamo anche dirlo, perché avevamo preparato tutto un discorso l'altro giorno e poi è risultato che non è venuto registrato. Siccome è un discorso piuttosto importante, noi comunque lo riprenderemo pari pari. Insomma, ha prorogato di un paio d'anni la sua presidenza, tanto da fare in tempo appunto a nominare 3 governi, fra cui il 22 febbraio 2014 quello dell'attuale Ebetino di Firenze. Punto C, punto E. Fra la fine del 2013 e l'inizio di gennaio del 2014
viene finalmente riconosciuto dalla Corte, come abbiamo detto prima, in vari gradi di giudizio, ma soprattutto dalla Corte Costituzionale, l'incostituzionalità della legge Porcellum sulla elezione del Parlamento. Punto F. Uno dei consiglieri della Corte Costituzionale, tale Sergio Mattarella, dopo aver detto che quel Parlamento era un Parlamento di illegittimi, che cosa succede? Viene eletto Presidente di questo Parlamento, di questa Repubblica. Vabbè, punto G. Ora quel Parlamento di illegittimi ed illegali occupanti e l'altrettanto governo di Matteo Renzi, altrettanto illegittimo, con la fattiva collaborazione dell'altrettanto abusivo occupante del Colle, stanno a colpi di piccone distruggendo la Costituzione. Cioè non solo non li ha eletti nessuno, non solo non hanno nessun titolo, non hanno nessun incarico ufficiale da parte del popolo sovrano, in base all'articolo 1, 3 e tutti gli altri, e in più si permettono pure di cambiare le regole del gioco in modo da renderle più utili e fruibili per gli infami come loro. Noi, come stiamo gridando al mondo fin dall'inizio di questi avvenimenti, siamo contro questo infame andazzo, ovviamente, e continuiamo la nostra netta opposizione al furto messo in atto da costoro ai danni dello Stato, della Nazione e della Repubblica. E qui, diciamo, il discorso... Ma vogliamo finire la ghiacciata, per favore? Ma chi è questo? Dai, basta un po'. Basta, è finito qua il gioco. È finito qua il gioco. No, chi sei? Ma chi sei te? Ma che vuoi? Via. Che cazzo sei? Siamo cittadini del quartiere. Eh? Siamo cittadini del quartiere. E allora? Non vogliamo essere cittadini del quartiere. Allora, passiamo ai soldi. Lei tanto deve essere un po' più educato. Allora, non vogliamo questo tipo di manifestazione in questo quartiere. E perché? Perché? Tutte le cose che ha detto e che abbiamo registrato. Bene. Il signore che ne sa, abbiamo registrato. Portaci in tribunale. Portaci in tribunale. La nostra Costituzione lo vieta. Che cosa? Dove? Citami l'articolo. Citami l'articolo. Ma scusate, ma non ho capito che sta facendo. Anche a Bogliardo, anche a Bogliardo, no, c'è proprio un controsenso. Ma noi non siamo nel popolo di Roma. Ma com'è che ne so? Allora, non siamo il popolo di Roma. Ma lo sappiamo, abbiamo sentito quello che ha detto, dai, veramente. Ma cioè, veramente stiamo parlando di politica, stiamo parlando. Non è informato sulla manifestazione che è stata convocata qui. Ma l'ho convocata io! E allora lei non è per niente anarchico, perché valori anarchici sono altri. 4 anni che facciamo questa manifestazione senza rotture di palle da parte di nessuno. Adesso arrivate qui voi e ci impedite di parlare. La Costituzione, articolo 21, l'espressione del pensiero deve essere libera per chiunque, è chiaro? Ma per favore, no, io non me ne vado. Guarda, qui mi dovete gonfiare come una zampogna. Non esagerare. Dai, abbi pazienza, non esagerare. Ma infatti è lui che ha spinto, meno male. Stanno offendendo. Mario, vieni che seguiamo. Ma che seguiamo? Prima che sia troppo tardi. Donne, prima che sia troppo tardi. Via Falterona. Delle donne.
questa è la Roma antifascista, fuori, ma fuori da questo quartiere, fuori da questo, ti devi sciacquare la bocca, quando parli di anarchia ti devi sciacquare la bocca, hai capito? Allora, via, non ti permettere, un anarchico non si sarebbe mai permesso di spingere una donna. Sciacquati la bocca, sciacquati la bocca quando parli di una donna. Ma tanto già mai spinto, Io non ci tengo, pure se sono vecchio, sono sempre uno con cazzo così, hai capito? Non esagerare, Lasciamo il livello basso. Lei non ci può stare. Siamo a via Falterona. Facciamo così, siamo circondati da una cinquantina di ragazzi che gridano fuori i fascisti dal quartiere. Ancora, tu ti devi sciacquare la bocca. Che non ci permettono di stare qui! Oh mio Dio! Dai, ragazzi! Che cazzo ce lo sentite? Occhio! Via Falterona, altezza numero 19! Ma che potete fatto, calma del fuoco? Perché non sentite? Dottore, c'è un dottore! Allora, vi devono dire che questi qui ci vogliono bastonare? Vi devo dire questo? Sono venuti con minacce e ci vogliono bastonare. Perfetto. Io direi a cancellarvi dal prossimo. Voi che avete aggredito, scusate. Non scherzate, rimaniamo sul tono basso, dai, su. Stiamo qui per discutere, per parlare. Dai. No, noi non siamo qua per discutere, per parlare. Vabbè, allora andate a passeggiare. Anche lei si dichiara anarchico, posso chiedere questa cosa? Ma che questo ha fatto a Repubblico dei Salomoni, non vedi che ha scritto qua? Benissimo, allora andatevene via, finisce qua, cioè senza che... No, adesso abbiamo chiamato la polizia, aspettiamo che arrivi la polizia. Chi cerchi? Giornalista? Il ragazzo che mi ha insultato, vorrei che lo ripete davanti alle forze dell'ordine. Adesso aspettiamo, stiamo chiamando. I soliti meccanismi fascista, non fascista, eccetera. Certo. Idioti italiani idioti. Abituata a stare da queste parti, per cui queste cose non le sai riconoscere. Non vogliono discutere, non vogliono parlare. Perfetto. Non vogliono parlare. Perfetto. Uno parla in maniera educata, con le persone educate. Capito? Quando uno viene impedito nell'esercizio delle sue prerogative di libero cittadino. Ma tu che credi di essere? Quando io sono impedito di parlare. Noi siamo gente che abitiamo qua e che muoiono fascisti nel quartiere. Ma è tanto facile a gente. Fagli vedere le tessere. Tu hai sospeso la... No. Stai registrando? Allora. Io ce n'avevo uno qua. Che cazzo ti devo dire a te, ma chi sei tu? Lascia stare. Chi sei tu? Adesso viene la polizia e glielo dice a lui. E gli dici tu chi sei e che mi impedisci a me di parlare di stare qui. Sembra che sta parlando. No, guarda, a me la violenza. Se vuoi parlare, la violenza non mi piace. A me sì. E adesso glielo dirai alla polizia. Aspetta qui, sei coraggio. Ma il coraggio. Ignoranza. Ignorante.
qualche scuola l'hai fatta? Quale hai fatta? Quante ne ho fatte le scuole? Forse in galera l'hai fatta. Lascia stare, cara, lascia stare. Siamo in minoranza, io non sono in grado di intendere nessuno. Ma guarda un po' tu. Sì, aspettiamo. Io vorrei solo cancellare sto video, tu cancelli il video. Che comunque non si possono riprendere faccia, non so dove sarebbe. No, noi stavamo qui per i cazzi nostri, io non so chi siete voi a venire qui a rompere i coglioni a pacifici cittadini. Adesso glielo ho spiegato alla polizia. Ecco. Sì. Se arriva. Sta riaffiorando questa insistenza della contrapposizione. Parole d'ordine, tutte queste cose qua. Ma è una cosa che già è parecchio che ho notato che già da parecchi mesi. Un po' per volta, sui mezzi di informazione, alla TV, non so se hai notato pure alla TV. Sì, no, ma non bisogna lasciarsi intimidire da questi giovinastri di merda. Tu sei un fascista, hai capito? Ti rendi conto che sei un fascista? Mi hanno visto arrivare a me stamattina da solo e lui subito si sono caricato. E calla. Capito? Non ti scambiano mai con io? Comunista. No, sicuramente. Loro non lo non sanno. Non c'è il fisico. Da dove vengo? No, ma in ogni caso... proprio morfologicamente parlando, invece mi sembra di aver capito che i ragazzi qui sono abbastanza rossi, no? Quindi se la vedono molto in chiave antagonismo rosso-nero. Non è che noi queste dovevamo. Quanto il fascismo costa 2 o 3 persone, non si potevano vedere. Invece noi volevamo entrare al parco. Eccoli, sono arrivati. Arrivano i nostri. Contromano. Vabbè, contromano, perché non conoscono le strade. Tutti italiani. Io devo fermare il mio accettato, ma non è l'errore, perché non voglio tornare censore del non è censore o comunque giudice del piccoletto e come no, dove sta l'errore, dove sta la cosa giusta e la cosa sbagliata, no? Politicamente io fino a che non entro nella scuola qualcuno che vuole dire che lei è una cattiva vicina che la vuole. Poi ne sono arrivate una trentina. L'hanno buttato 3 volte. Sono arrivate proprio per impedirci. Io questo ho capito. No, stavano qui da stamattina quando sono arrivato io, perché io sono arrivato in anticipo, loro già stavano qua. Chi loro? Il gruppo di questi ragazzi. Erano 4 stamattina. Quattro ce n'erano. Guardi, no, erano 15. No, io dico ai 9, alle 9. Lei è arrivato dopo. Sono venuto per commemorare lì Bolivar questa cosa. Abbiamo trovato chiuso questa cosa, non si è potuto entrare. Che no, fare? Perché stanno facendo i lavori. No. E mica abbiamo scavalcato. Dice vabbè, dovevi fare un discorso, non so, commemorativo, e si stava mettendo a farlo davanti qui al cancello, proprio mentre stava parlando arrivano, non so chi sono,
una trentina di persone impedendoli di parlare. Io ho detto, ma questo mi sembra contro, come si dice, i principi elementari della Costituzione. Siccome abbiamo voluto prevenire atteggiamenti minacciosi, io da cittadino mi sono preso, anche altri ci sono state, di avvisarlo. Che facciamo? Ce ne dobbiamo andare, possiamo stare a parlare, volevamo entrare nel parco, sederci non so nelle panchine. Però questo qui non sapevamo, perché se sapevamo perché che era chiuso, facendo i lavori, sì, tagliando gli alberi. Sì, ma non lo sapevamo, perché vabbè, non siamo, vabbè, se fosse stato non lo facevamo. È stato un malinteso, a questo non punto capite. Che dobbiamo fare? Siamo nell'esercizio dei nostri diritti di parlare. Se io adesso mi voglio mettere a parlare di Menenio Agrippa, dei plebei, di queste cose, lo posso fare o se devo, non so, devo avere un'autorizzazione? Questo, come questi se ce l'hanno impedito, se è una manifestazione, no, bisogna non è una manifestazione, che non è una manifestazione, non siamo 100 persone, era eravamo 4 amici alla richiesta di permesso, anziani, sì, che se volevo voi due? 4-5 eravamo. Poi ce ne siamo visti venire arrivare una, scusi, lei è anche un poliziotto? Sì, si può parlare. Ne siamo arrivati una trentina in atteggiamento aggressivo, addirittura il foglio che ci aveva in mano gli ha strappato. E a questo punto che facciamo? La ci donna dobbiamo... è stata spintonata. La donna è stata spintonata. Quindi a questo punto c'è un gruppo che impedisce a un altro di riunirsi pacificamente, senza armi, senza né cose, per parlare di un evento di 2500 anni fa, nell'anniversario della tele di Roma. Ecco, questo l'ho regalato a loro, perché dopo ci hanno minacciato questo sono dei banchi, sì. No, era il discorso che stava leggendo lui. Okay. Se vuole una donna copia, cioè loro si sono. Poi hanno cominciato a leggere. E come? Si sono presentati qui. Io sono cascato dalle nuvole perché impedendoci di leggere. Sono venuto da un'altra parte di Roma con una segnaletica. Cioè, convinto probabilmente di star parlando con un'altra persona a venire. E poi trovo anche questa cosa assolutamente inedita. Se ce l'ha un argomento. Sì, a questo punto non mi sembra che ci siano motivi di contendere. Perché ho chiamato su leggere? Sì, ho chiamato, ma non so perché. Questo ovviamente è stato pagato. Attenzione.